Il sole torna a sorgere. I see trees of green. Michael, dopo un dolce risveglio, una buona dose di vitamine e una ricca colazione, affronta con ottimismo l'inizio delle lezioni. La 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 la. Amo, guarda, mi imbrogliavo, che so che mi ingannà. Sei cresciuta in da settimana, che non danno mai sfogliate. Eri piccola, ero un fiore. Il Brasile, era lui, il Brasile. Interroga. Comodi. Signori collegiali, buongiorno. Buongiorno. Io non so cosa sia accaduto, ma l'esperimento che abbiamo tentato ha prodotto effetti fallimentari. Mai come nelle ultime 24 ore mi sono trovato di fronte a una serie di comportamenti sgradevoli e censurabili. In particolare, ieri ho dedicato le mie attenzioni al signor Caviglia e al signor Gambuzza. Si alzi, signor Gambuzza. Signor Gambuzza ieri ha ripetutamente messo in difficoltà la professoressa di matematica. Il signor Gambuzza si è permesso, e questa è la cosa più grave, è quella che non posso perdonargli, si è permesso di alzare la voce con la professoressa. Non urlare però! Quindi, signor Gambuzza, lei è espulso dal collegio. Prenda la borsa e se ne va. Persone come lei, in un collegio come il nostro, fanno danni. Va bene. Grazie. Prego. No, ma a me non mi interessa. Tu resti qua, ti siedi, ti piazzi, ti chiodi. Ma scusa, ma se ne vanno tutti quelli che fanno ride, ma io ho mandato una maledizione che restano i mezzi morti qui. A me Michael mancherà particolarmente perché facciamo tutto insieme, quindi sicuramente sentirò la mancanza di una spalla a fianco. Sono rimasto non male di più. Ho provato rabbia e ho provato un vuoto. Mi raccomando. Michael, cioè, me l'aspettavo che venisse espulso. Ne ha combinate veramente tante. Infatti la discussione con la Petolicchi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ci vediamo a Jesolo. Io non mi sono aperta con nessuno qua. Invece una volta che è arrivato Michael a aiutarmi, io non l'ho mandato via. C'era qualcosa e lui che mi diceva fidati, fidati. Dopo aver ricevuto tanto affetto, a Michael non resta che abbandonare la divisa del collegio prima di varcare quel cancello che lo separa dal presente. Quando mi vestiti mi sento strano. Poi non ci avevo pensato che mo tutto bianco mi sembra pure un gelataio. Ammazza quanto sono bello, non mi riconosco manco più. La decisione del presidente non è stata giusta perché non ha ascoltato definitivamente pure la mia versione. Il mio sorvegliante. Signor Gambuzza. Il sorvegliante mi mancherà di più. Mi segua. Certo. Il sorvegliante, Ivan Drago. Non mi mancherà per niente la campana la mattina. Un'altra giornata con la campana gli tiravo un pugno, finiva la campana fuori dalla finestra. Mi mancheranno di più Gabriele, Luca e Mattias, la gang del Pelo 68. Dai, non fare la finta faccia arrabbiata, che tu non vedevi l'ora di rivedermi. Dall'altra parte però rivedo tutti gli altri miei amici, il cibo, vero. Si era iniziato ad uscire, a ballare, le pupe. Anche qua ti sei fatto buttare fuori. Sembra una tartaruga ninja, preside, ma... Guarda, ieri sei atterrato e a momenti crescevano i capelli. Ma vedi, fermato. Michael, prima di abbandonare il collegio, ha lasciato un messaggio ai suoi compagni. No, ha scritto, ragazzi, mi mancherete tutti. Oh! Il mio compagno ha scritto: ciao ragazze e ragazze, mi mancherete tutti. Mattias, finisci gli esami per me. Giulia e Alice, siete bellissime. Alice e Giulia, siete bellissime. Madonna, che buono. Ci vediamo fuori. Che tutti carino. Insieme.
Luca, Gabriele e Yusef ci vediamo fuori da qua. Vabbè, comunque rimane sempre Michael nel nostro cuore. Mi è scesa lì per me. Diciamo che all'inizio cioè, non me ne fregava niente, poi quando mi ha detto anche lui, mi ha detto no dai, cioè, devo cercare di farcela. Cioè, soprattutto per i miei genitori, e poi se lui me l'ha chiesto anche per lui, perché cioè, lui ha fatto tanto per me, diciamo, io voglio fare anche per lui. Quelle parole di addio hanno riempito